siamo arrivati a Roma, siamo partiti che erano le 7, abbiamo già fatto un pochino di colazione, abbiamo comprato i cornetti, Giuseppe ha comprato i cornetti, stesso al bar del nostro paese, però comunque ho ancora un pochino di fame e niente, ecco, siamo arrivati, Giuseppe c'ha un po' di sonno, ma giusto un pochino. Eccolo qui alla guida. Ho registrato questo video 4 volte perché c'era sempre lo zoom e si vedevano solamente i denti. Comunque niente, qui ci abbiamo il nostro, come si chiama? Portapacchi? Ovetto? Che ci sta all'interno il passeggino, dei cuscini che ho preso mia nonna e poi non lo so. Là c'è la bici di Vincenzo e laggiù la bici di Christian e qua stanno i bimbi. Vincenzo il giuggiolone piccolino e vabbè, davanti ci abbiamo la camionetta dei vigili del fuoco e vabbè, siamo arrivati e basta, ci vediamo dopo a casa di nonno Maurizio a Roma. Mandare sempre laggiù però la palla. Attenti, vai su, vai. Mi sto facendo un bel caffè. Aspettate, fatemi accendere un attimo il gas. Mi sto facendo un bel caffè perché dormono tutti, Giuseppe è andato a dormire, mio padre anche. Allora, questa qua che vi faccio vedere, ormai vabbè, mio padre l'ha un po' trascurata perché comunque i maschi sapete che non sono come noi donne, no, che puliamo sempre e mio padre, ecco, quindi non avendo una compagna non si mette a lucidare la cucina, questo e quell'altro. Comunque questa qua è la cucina che avevo io prima, che ora ha lui. Con questo top qua, cioè con questo lavandino qua e con questo, questa cucina qua, mi ci sono trovata super super benissimo. È sempre infragrenito, però è quel colore, diciamo panna, che colore sarà, crema, non lo so, comunque mi ci sono trovata veramente bene e comunque con un po' di candeggina andavano via le macchie e tutto. E vabbè, mi sto facendo il caffè, i bimbi stanno sopra, ecco, ora riviene Christian, Vincenzo appunto sta sopra, Giuseppe sta dormendo fuori sulla sedia a sdraio e papà sta dormendo con Jacopo sul letto. Quindi ora mi faccio il caffè, poi mi sono preparata già il computer qui sul tavolo che mi metto un attimo a lavorare appunto al computer e poi oggi credo che andiamo a mangiare un gelato, ho detto papà, non lo so. E quindi niente, ora mi faccio la mia pausa caffè. Abbiamo mangiato prestissimo perché i bimbi avevano fame, hanno fatto colazione stamattina appunto alle 7 in macchina, che poi hanno fatto colazione, non hanno bevuto latte, hanno bevuto un pochino di succo per uno e hanno mangiato un pochino di cornetto e quindi a mezzogiorno avevano fame, quindi abbiamo mangiato a mezzogiorno. Ora sto facendo ancora il telegiornale a canale 5, quindi saranno l'1:25, l'1:20 perché è quasi finito e quindi abbiamo mangiato appunto prestissimo. Papà ha cucinato veramente, mio padre cucina bene e ha fatto i tonnarelli, ha detto come si chiamavano, non lo so, comunque col pomodoro e nel pomodoro però è andato a cuocere come si chiamano? Le tracche, così si chiamano? Comunque quelle là, le costatine insomma, no? E la salsiccia, comunque la pasta era squisita e pure la carne. Comunque mi faccio la mia pausa caffè e poi dopo mi metto a lavorare.
Ed ecco a voi Abdullah. Sentono le cicale, cicale. Io sto proprio scalza. A Giuseppe, piscina! No, per fare bucatura! Quello. Mio papà. Che fa sempre lo scemo. È magro, eh? È un finto magro. Qua c'è cane, che papà non gli ha dato il nome. Laggiù là c'è l'orto. Là c'è Giuseppe che fa lo scemo. Sì, vabbè, non tutto. Continua fino laggiù in fondo. E vabbè. L'aereo, che appunto stando vicino a Fiumicino, passano ogni 3 minuti. Bau bau! C'era un altro cane, però non so dove sta. Vai, faccio vedere. Ma vi faccio vedere i pomodori secchi che papà ha messo a fare, che c'ha l'orto. Però sto scalzo pure di farmi male. Spero di no, non lo so. Non sono abituata perché sono tutti sassi. Eccoli qua. Ci ha messo tutta la rete per non far scendere appunto gli animali e poi le cose comunque delle piante che cadono. Penso altri 2 giorni che siano pronti e li invasiamo. Invasiamo? Comunque li mettiamo nei vasi. C'è tutto questo spazio di qua, tutto che gira intorno e va bene così. Questa qua è la casa da fuori. Comunque, non so papà come far camminarci. Cazzarola. Comunque, mi sono preso il caffè. Mo' mi rilasso un attimo. Ho messo un attimo a fare appunto il vlog. Si sta scaricando. E basta. E vediamo allora come mettono la piscina. Ma come fai a camminare scarso che io non ce la faccio?
Il mio pavone. Sono andata a comprare anche il telo protettivo per la piscina. Andiamo a vedere che cosa stanno facendo. Io metto, andiamo a vedere papà col nonno, via. Wow! Che bel sistema, hanno fatto veramente una bella piscina. Vieni, amore. Nel frattempo ho fatto già due vlog. Questo è un altro cane Rex. E quello mi pare si chiama Birillo, ha detto Vincenzo. Scendi mamma, attento al cagnolino. Uè uè, parla bene. Vediamo. Wow, che bella. Giovanni, la dobbiamo finire di qui. Deve arrivare qui. Vado, te lo puoi fare pure il bagno. Certo. Però comunque qua. Fare le linee. Oh, il ciuccio! Vai. Vai, va. Ok.
Fatto svegliare Gloria. Allora, siamo in camera, siamo saliti. Non abbiamo la testata del letto, però appunto è una camera così arrangiata per una volta all'anno che veniamo. Questa qua la pitturò tutta Giuseppe. Sempre arrangiata, infatti vedete, è tutta blu la pitturata. E questo qua è il lampadario che ha fatto lui con l'ombrellino, ecco qua si vede meglio, con l'ombrellino questo qua dei cinesi, no dei cinesi, L'ombrellino giapponese, sembra cinese. l'ombrellino giapponese, è molto carino e niente, l'ha creato lui. Quindi questo è il lampadario, vediamo così se si vede meglio, insomma. E niente, questa è la nostra stanza. L'armadio che non ci mettiamo niente, domani devo pulire i vetri a quella finestra perché fanno schifo. I vetri là, devo fare una lavata a terra. E poi vabbè, di qua c'è lo specchio, là c'è un altro specchio. La Qua casa c'è di un lettino in Jacopo. più, però non, papà non c'ha il materasso. Qui c'è il condizionatore che lo abbiamo acceso perché fa caldissimo. E poi qua c'è Peppino, qua c'è un comodino e là c'è la porta della camera di mio fratello. E qua Jacopo, vieni qua, vieni a prendere Ciuccio. Giuseppe, sono iniziate le vacanze. Le vacanze tanto desiderate. Certo, sarebbe meglio in un villaggio, in un albergo, però Relax. ci accontentiamo, non fa niente. Comunque i bimbi oggi avete visto hanno fatto la piscina, lui e papà. Domani la inaugurano perché l'acqua è fredda, io sicuramente non mi ci metto. Comunque speriamo che il tempo ci aiuti. Noi andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. Un mega bacione, buone vacanze a tutti. A domani. Ciao! Giuseppe, scostumato. Ciao, buonanotte.